Io inizierei dal dottor Michele Buonerba, che, appunto, ripeto, è il presidente di Labor Funds. Prego. Bene, tanto buongiorno, grazie dell'invito. Sono veramente contento di partecipare a questa tavola rotonda. Rispetto all'inverno energetico, devo dire che noi non abbiamo cambiato strategia di investimento, soprattutto sui fondi di investimento alternativi, perché avevamo cominciato, forse siamo stati i primi tra i fondi negoziali già nel 2016. Creando questo portafoglio satellite attraverso il quale abbiamo fatto diversi fondi, investimenti in diversi fondi che sono 14 complessivamente, per un totale oggi di circa 180 milioni investiti in economia reale. Dico questo perché se guardo i dati della Covid, penso che noi siamo, se non il primo, uno dei primi fondi italiani che è molto attivo in questo ambito. Sapete che abbiamo dei grossi limiti dimensionali, perché se forse dipendesse da me, mi piacerebbe metterci anche più soldi in questo ambito. I limiti dimensionali sono il 10% della linea bilanciata, che nel nostro caso vale circa 2 miliardi e mezzo di euro su 3,4 complessivi di per capitale gestito. Noi abbiamo fatto il primo investimento nel 2016, quindi in tempi in cui forse si parlava ancora poco di investimenti in energie pulite, quindi abbiamo fatto un investimento importante di circa 10 milioni all'ora. Adesso non voglio fare pubblicità all'SGR con la quale abbiamo lavorato, però sicuramente era nell'ambito del fotovoltaico, dell'eolico e delle biomasse. Poi abbiamo partecipato con un capitale importante anche al fondo strategico della regione Trentino-Alto Adige. Noi siamo un fondo territoriale, quindi abbiamo sempre avuto un focus particolare sul nostro territorio perché gli aderenti sono sostanzialmente tutti residenti in questa regione. Però anche a livello nazionale abbiamo messo un capitale importante, credo il più importante nel fondo di fondi. Di fondo di investimento italiano insieme a CDP e adesso fondo di pensione. Quindi abbiamo sempre avuto una grande attenzione a questi temi e lo abbiamo fatto perché riteniamo fondamentale lasciare alle prossime generazioni, per quanto possibile, un mondo perlomeno non peggiore di quello che stiamo vivendo in questo momento. Lo dico perché credo che tutto quello che riguarda, no, i dati, tutto quello che riguarda i dati sul cambiamento climatico, io credo che non possa non lasciarci indifferenti, soprattutto considerando che ormai le stagioni sono sempre più mezze e mai più intere, nel senso che io l'altro ieri ero a Roma, c'erano 19 gradi, al primi di febbraio lascia un po' perplessi. Ecco, quindi credo che però rispetto al tema di oggi sia importante andare a vedere anche il risultato che è emerso dalla relazione che ha fatto Etiopia e IOPA, scusate, dopo gli stress test al quale abbiamo partecipato anche noi. Il dato importante è che ancora circa 6% degli investimenti azionari e 10% di quelli obbligazionari sono ancora in industria ad alta densità di inquinamento, uso questo termine. Questo lo dico perché sono cifre molto importanti, considerando anche che solo in Europa valgono circa 255 miliardi di euro. Credo che serva assolutamente un'inversione di tendenza. Noi nel nostro piccolo proviamo a fare quello che dicevo prima, cioè quindi di aumentare il più possibile gli investimenti in fondi nei quali c'è la possibilità di ridurre l'impatto del riscaldamento globale che riguarda tutti, in particolare in termini proprio di siccità, perché ci siamo forse già dimenticati la scorsa estate. In molte zone, non solo d'Italia, ma d'Europa e anche nel mondo, ci sono questi eventi estremi o mancanza di acqua oppure precipitazioni molto cospicue che poi provocano migrazioni di massa, provocano
condizioni per le quali comunque viene messa in discussione anche la coesione sociale. Credo che su questi temi i fondi pensione, che complessivamente gestiscono quasi 200 miliardi di euro solo in Italia, una riflessione sull'aumento dell'investimento in questi ambiti dovrebbe essere fatta. Dico aumento perché se avete visto la relazione della Covid 2022 sui dati 2021, avete visto che non si arriva complessivamente sugli alternativi a 400 milioni di euro, quindi quello che ha messo il nostro fondo in questo ambito è quasi la metà del dato nazionale. C'è anche un tema che va però portato all'attenzione di tutti: fare investimenti in questi ambiti può anche produrre rendimenti più bassi rispetto ad altri. Io penso che da un punto di vista proprio del ruolo sociale che hanno anche i fondi pensione, sia importante continuare ad investire anche a rischio di avere qualche rendimento più basso rispetto ad altri ambiti. Penso che sia importante fare questo e riflettere molto attentamente anche sul fatto che, soprattutto sulle energie fossili, i paesi esportatori, produttori ed esportatori, sono paesi a scarsa densità di democrazia, e che quindi possono essere dei player nell'ambito soprattutto geopolitico che non garantiscono poi anche la stabilità non solo dei mercati, ma anche della pace, come il caso Russia del 2022. Penso sia assolutamente la cartina di tornasole del ragionamento che ho fatto fino adesso. Quindi credo che sia importante per i fondi pensione anche rinunciare a qualche piccola quota di rendimento per aumentare l'investimento in questi ambiti. Grazie. Grazie, grazie mille dottor Buonerba, perché la relazione è stata sicuramente interessante e penso anche condivisa dagli altri soggetti presenti alla tavola rotonda.